Sindaco terrà un discorso introduttivo e voi poi direte giusto qualche parola e consuetudine, fare un breve elogio dei tributi del distretto caduti, che per Longhi ci sono trash e rum. Ecco i vostri discorsi. Posso parlare io se vuoi. Grazie. Signore e signori, i vincitori dei 74esimi Hunger Games, Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Sorridere, sorridere, stare dritti, siete in onda. Grazie. Siamo onorati di essere con voi oggi e con le famiglie dei vostri tributi caduti. Ha messo giù il cartoncino. Anche se hanno combattuto. Che lavoro ha fatto? Con onore e dignità, fino alla fine. Sia Trash che Ru erano molto giovani. Ma le nostre vite non si misurano solo in anni. Si misurano anche nella vita di chi incontriamo. A nome mio e a nome di Katniss. Sappiamo bene che senza Ru e senza Trash oggi non saremmo qui. A dimostrazione di questo, pur sapendo che nulla vi ripagherà mai delle perdite, vorremmo donare un mese delle nostre vincite alle famiglie dei tributi ogni anno, finché saremo in vita. Oh, cavolo. Lo può fare? Penso di no, però l'ha fatto. Perché non ha letto il cartoncino? Grazie. Volevo soltanto dire che non conoscevo Trash. Ho parlato con lui una volta sola. Poteva uccidermi, ma nei miei confronti ha mostrato pietà. Non riuscirò mai a ripagare questo debito. Ho conosciuto Ru. Non è stata solo mia alleata, è stata mia amica. La vedo ancora nei fiori che crescono sul prato vicino a casa. La sento nel canto della ghiandaia imitatrice. La rivedo in mia sorella prima. Era troppo giovane. Troppo dolce. Non sono riuscita a salvarla. Vi chiedo scusa.